Mister, probabilmente la nocerina più bella della stagione. Ha messo in grossa difficoltà questa Scafatese e se fosse arrivato il gol da 3 punti probabilmente ce l'avrebbe meritato tutto. Sì, infatti oggi i ragazzi diciamo, hanno fatto una partita ad alto livello, non hanno sbagliato niente sia tatticamente sia come concentrazione e approccio alla partita diciamo. Però che dire, cuore nocerina va. La nocerina ormai questi ragazzi è da fare una statua a questi ragazzi che quest'anno si stanno superando con tante difficoltà. Primo tempo si è lasciato poco o niente alla Scafatese se non quella traversa colpita da Balzano e il calcio di punizione ben controllato, smanacciato in angolo da D'Antuono. Poi solo nocerina, nella ripresa giustamente il calo ci può stare tutto, è venuta un po' fuori la squadra avversaria, però tutto sommato avete controllato bene e portato a casa un punto comunque importante in chiave salvezza. Sì, diciamo che il secondo tempo magari alla fine abbiamo sofferto un poco, però non dimentichiamo che oggi la nocerina mancavano Trezza, Reina, Giommazzo, Senatore, Cuomo, forse dimentico pure qualcuno perché veramente oggi la squadra mancavano parecchi giocatori. Però questo significa che la partita di oggi dimostra che noi stiamo lavorando bene con una squadra di ragazzi dove veramente ogni partita mettono tutto in campo. A volte qualcuno dice che c'è poco da salvare in questa nocerina, però io non credo che c'è poco da salvare in questa nocerina. Credo che questa nocerina può essere la rinascita del calcio a Nocera perché ci sono degli under importanti, degli under che e stanno giocando in una categoria difficile, non dimentichiamo che è una categoria difficile. Voglio fare un plauso a tutti gli under e soprattutto a uno che giustamente gioca, fa sempre la sua partita, che non dico mai il nome, però purtroppo oggi ha dimostrato veramente di essere un giocatore che è 96, però è già un giocatore esperto, e Marco Adiletta che veramente oggi si è superato in qualsiasi ruolo che lo utilizzo, fa sempre il suo. Così come si è superato a tiro della femmina, ormai gli manca di giocare solo in porta. Sì, infatti io dall'inizio dell'anno, quando abbiamo iniziato, ho detto sempre ai giocatori: noi durante la settimana lavoriamo, guardate anche gli altri ruoli che io comunque alla fine all'occorrenza c'è bisogno sempre di qualcuno che deve diciamo tappare un po' qualche buco. Attilio ormai è un giocatore che sta con me da diversi anni, manca solo che fa il portiere nella nostra squadra. Mister, se proprio si vuole trovare il pelo nell'uovo, sono mancati gli ultimi 16 metri, sprecata come al solito qualche occasione di troppo che magari poteva regalare una soddisfazione ancora più grande. Sì, infatti diciamo se riuscivamo a vincere questa partita era una grande soddisfazione, però io sono comunque soddisfatto perché anche se sotto rete abbiamo sbagliato per l'ennesima volta, non dimentichiamo che i nostri attaccanti comunque fanno un lavoro che sprecano tanto, quindi probabilmente magari sotto rete si perde un po' di lucidità, però va bene, questi ragazzi, ripeto, la nocerina è viva e quindi va bene così. Qualche giorno di riposo, poi si riprende la settimana prossima questa partita con Forza e Coraggio, avversario sicuramente più alla portata della nocerina, anche se quella vista oggi ha dimostrato di potersela giocare con chiunque e magari portare a casa una vittoria che potrebbe dare il là definitivo a questa salvezza che ormai è a un passo. Sì, diciamo che il Forza Coraggio è una squadra, diciamo, è uno scontro diretto per la salvezza. Ma domenica incontriamo questa squadra, una squadra difficile, fuori casa. Speriamo bene che riusciamo a fare qualche risultato positivo. Però, ripeto, noi se avevamo un pizzico di società alle spalle, probabilmente stavamo parlando di altre cose quando c'era. È il rammarico più grande di Enzo Criscuolo questo, lo ripeti quasi sempre durante le interviste. Sì, infatti lo ripeto sempre perché è un peccato, veramente è un peccato perché abbiamo fatto dei sacrifici enormi con questa squadra, avendo veramente una società alle spalle non forte, diciamo, potevamo fare veramente il salto di categoria già da quest'anno.